This station is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio. Hai perduto quell'incontro, Rocky. Quando potevi vincerlo, ti sono crollati i nervi. Sì, certo. Lo so, il tuo manager stava morendo e questo ti aveva scombussolato. Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce. E devi farteli tornare quegli occhi. E per farteli tornare bisogna ricominciare da capo. Una tigre in salotto. Ma perché? Ma perché? Why? La frase iniziale di ogni giovedì. Ma perché? Ma perché? Pacimu. This shit, that ice cold. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, 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 just watch. Hey, 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 oh! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've succeeded and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Don't believe me, just watch.
Mariano, Luciano, Claudio, Davide, Martina, Paolo, Tronni, Matteo, Modi, Francesco, Mazzoni. Lasciala lì un attimo, lasciala lì. Un grazie di cuore sempre a voi che ascoltate. Ho fumato, non si vede. Fagli prendere aria. Spettacolo. Via 26 agosto numero 6. Dove vedete la fumata dei complessi? 348 670 9857. Una tigre in salotto, in diretta come sempre dal Palazzo dei Congressi. Speriamo che non prenda fuoco quando Oscar è come gli indiani, fanno i segnali di fumo. È una tribù, è una tribù. Allora, due sono le certezze che ho nella vita: il ma perché di Oscar Bardelli quando viene qua in sede, che gli si blocca il programma e sta caricando le canzoni prima della puntata, e che a Morazzone si trovano un sacco di funghi. Esatto, esatto. Di varie specie, specialità. Già, prima, scusate se parto così, però gli ho detto: zio, ma cioè, sei sempre stato pratico dei funghi di Amsterdam, adesso vuoi capire di porcine, di robe varie. Cioè, si sta elevando, diciamo. Si sta elevando, però il ragazzo, devo dire che, ricordatevi sempre che ogni tre mesi, quando cambia la propria passione, prima si documenta, sempre un casino. Quindi. E poi cambia profilo di Instagram. Avrà 25 poi, profili diversi. Crea un profilo così. Che in amicizia. Una buona donna che siete. Partiamo, buonasera, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori di Music and More live qui da via 26 agosto numero 6 a Morazzone. Un'altra puntata di una tigre in salotto, il format del giovedì, simpatico, divertente, spensierato, che ti fa sorridere in questo giovedì sera caldo, fa caldo, ragazzi, sì, incredibile, sì. Ma cos'è sto 19 gradi stasera, Fa caldo, fa caldo, sembra. Allora, giugno. Oggi ho postato una figata, adesso faccio super questo ultimo inserimento, diciamo, delle esperienze odierne, poi passiamo a tutti gli argomenti, agli ospiti che sono qui anche questa sera a trovarci. Oggi ho pubblicato, ho trovato una storia bellissima di Raimondo Gariboldi, vabbè, che è un personaggio di una serie interpretato da Raimondo Gariboldi, era fratello di Garibaldi. Madonna. Un attimo di silenzio per la battuta di Oscar. Allora, no, che ho postato questa storia dove c'è scritto: cioè, fa talmente caldo che a novembre uscirà la ultima hit di Baby K. Veramente, però, cioè, 19 gradi al 27 di ottobre è una cosa un pochettino anomala, però vabbè, speriamo che prima o poi arriverà l'inverno, ragazzi. Infatti, grande inverno. Trono di spade. Anche perché siamo lì ad aspettarlo, un po' di freschetto, ma niente, ha piovuto un po' fine settimana, sempre il weekend rigorosamente, perché in settimana sole splendente, poi nel weekend acqua per rovinarci. Di solito piove quando andiamo a Milano, io e te. È vero, invece, ieri ce l'ha mandata buona. Ieri è andato tutto bene, fratello, tutto molto bene. Parleremo poi di quello che è successo ieri sera nella nostra trasferta in quel del Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, successivamente. Allora, contatti della nostra web radio, dai, poi annunciamo i nostri ospiti di questa sera, facciamo una mini chiacchierata ancora con l'ospite speciale che c'è qui in questo giovedì 27 ottobre, e poi passiamo ai nostri argomenti. Allora, numero di telefono per poter interagire con noi: 348 6709 857, indirizzo mail diretta a @musicandmore.it. Stiamo aggiornando già il nostro link ovunque sui social, pagina Instagram, ricordiamo, pagina Facebook Music and More, Music and More anche su Instagram, dappertutto, Telegram, insomma, manca che mettiamo il link in piazza con uno striscione, poi è dovunque, ragazzi, quindi potete collegarvi e girarlo ai vostri amici tramite WhatsApp tranquillamente, di modo che allarghiamo la community di Music and More, di Music and More. Ma è ora della super fantastica sigla. Ci sei, zio? No, siamo pronti. Come hanno mandato un messaggio sui miei social che la puntata di stasera si chiama Un fungiat in salotto. Fungiat in salotto. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera. Tigre, 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 misteriosa è la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera. Tigre, 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 è l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere lo sa, ma l'uomo tigre ha in fondo un grande cuore, combatte solo per la libertà, difende i buoni, sa cos'è l'amore, il nostro eroe mai si fermerà, ha tanti amici
E ritorniamo dopo la nostra fantastica super sigla che ci introduce nella puntata del giovedì by Music & More. Insomma ragazzi, un sacco di argomenti, compleanni, partite in diretta perché si sta giocando l'Europa League, riassunto della Champions del weekend. Ma prima di tutto quello che riguarda la puntata del giovedì divertente, sono tornati a trovarci. Allora, tempo fa, un paio di settimane fa, mi pare due o tre settimane fa, sono venuti a raccontarci di un'esperienza che inizierà proprio giusto tra qualche giorno, gli amici di Varese 4x4, che sono tornati stasera e li identifichiamo nella persona di Jack, che è qua con noi. Ciao Jack, bentornato. Ciao a tutti, grazie mille. Tutto bene? Benissimo, benissimo. Tra poco si parte, quindi siamo molto carichi. Meglio, appunto, meglio di lui che può andare. Quindi stavamo ricordando poi a tutti coloro che si collegheranno, sia del loro gruppo, quindi Varese 4x4, sia dei nostri ascoltatori affezionati, che faranno un super giro della Tunisia con dei mezzi clamorosi. E quindi siamo qui questa sera, a qualche giorno dalla loro partenza, per sentire un po' com'è la carica, se è quella giusta, come si stanno preparando con gli ultimi, appunto, preparativi, quindi con le ultime cose da organizzare per il viaggio. C'è qui Jack, quindi Jack, raccontaci un po' com'è l'animo prima di tutto, perché voglio sentire, voglio che tiri fuori un po' cosa senti dentro a pochi giorni dalla partenza. Cioè, diciamo che sentiamo già odore di sabbia, quindi ecco. va bene. No, adesso i biglietti della nave sono già tutti pronti, già tutto a posto, stampato tutto, quindi sabato alle 3 salperemo direzione Tunisi e poi giù nel deserto. Ok, grande carica, quindi l'emozione c'è. Sei preoccupato per qualcosa oppure no? Hai solo una gran voglia di andare? Raccontaci un po' questi tuoi sentori. Sì, diciamo che più che altro preoccupazioni adesso non tante. Abbiamo una gran voglia di partire, di stare assieme, di fare gruppo e poi... se arriveranno problemi li risolveremo nel migliore dei modi, come il nostro stile. Si affronteranno, perché un mio collega di lavoro dice sempre: non esistono problemi ma solo soluzioni. Bravo. Questa è una hit, tipo solide realtà, non vedo sogni ma solide realtà. E qui è partito l'applauso sotto, i fotografi che stanno arrivando, eccoli qua ragazzi, via fuori dalla sede, dai che c'è qua Varese, che suonano, bussano 4x4, via, richiudiamo la porta. Zio, cosa ne pensi di questo viaggio? Raccontaci un po', chi è? Sono Roberto Carlino, vendo solide realtà. Allora, i ragazzi sono caldissimi. Zio, te non ti va di partire con loro? Guarda, io ho appena installato la... no, si inizia a parlare... Parla di altri argomenti, perché c'è tanti di quegli argomenti questa sera. No, tu che sei, che comunque il deserto l'hai vissuto. Allora, ti dico una cosa, che ieri sono andato a ritirare il mio furgone, che l'ho fatto non preparare a livello di motore, ma preparare a livello di riscaldamento per andare in montagna. Non vedo l'ora di usarlo lunedì, che me ne vado via un paio di giorni. Tu vai al freddo e loro... Io montagna. Sì, no, del deserto montagna. Diciamo una cosa, ne ho un po' piene le palle, nel senso... l'hai vissuto troppo. Sì, l'ho mangiata tanta di polvere, preferisco un po' di freddo di montagna, un po' di ghiaccio sto giro. Avete già fatto, Jack, un ultimo briefing tutti insieme o avete preparato tutto quanto? Mi dicevi adesso durante la sigla che gli ultimi preparativi riguardano anche poi, come avevi raccontato già nell'altra puntata, riguardano anche la preparazione delle medicine da portare. Sì, abbiamo fatto un giro a svaligiare la farmacia, perché abbiamo preso un po' di medicine, soprattutto gli antiacido per lo stomaco, perché berremo un pochino e quindi quello è la soluzione migliore. Esperienza ormai. Comunque, male che vada, tu entri in una farmacia in quei paesi lì, ti danno sempre la stessa pastiglia: c'è mal di testa, quella, c'è mal di stomaco, è quella, c'hai il colera, quella, sempre ma quella. Ma funziona? Da paura, stai male due giorni, però dopo due giorni sei... Allora, quella pastiglia lì e due gin tonic e sei in Formula 1. Ti adegua alla situazione del deserto, quindi. Assolutamente, sì. Era un pastiglione da un grammo, te lo giuro. Per ogni cosa che avevo, qualsiasi cosa mi capitava, mi rifilavano questo e mi dicevano: bevi il succo di mela. Andava, cioè, per qualsiasi... Il succo di mela è un'altra cosa, non so cosa ci mettevano dentro nel succo di mela. Allora Jack, raccontiamo anche, cioè, facciamo anche un breve riassunto di come è strutturato il viaggio, eccetera, per chi magari si è collegato adesso e si era perso la puntata dell'altra volta. Fate più tappe, giusto? Un bel giro di un bel po' di giorni, vai, raccontacelo tu. Sì, partiamo sabato questo in direzione Tunisi. Da lì raggiungeremo la città di Duz, che è 550 km a sud di Tunisi. E dopo iniziamo a entrare nel deserto e faremo 5 giorni di campi nel deserto itineranti, dove faremo praticamente sabbia e dune, al che usciremo nell'oasi di Xarghilan e poi a Mamet di nuovo Tunisi per rientrare a casa. Ma per mangiare?
Come fate? Camping. Allora, per mangiare il pranzo ce lo portiamo dietro al sacco, scatolette, queste cose qua. Mentre invece grandi mangiate di sim metal e tondo, sì. Grandissime abbuffate. Mentre invece la sera siamo fortunati perché la nostra guida cucina mette giù la tenda con figo. Sì, abbiamo un pick up a seguito e quindi il pick up va direttamente nel punto dove faremo campo. Ma dei local o della local. Cucina locale, quindi spettacolo. Sì. Si mangia bene. Allora grandi bevute di tè, diciamo, anche tè e Coca-Cola. come se piovesse. Sì. Mai bevuto così tanta Coca-Cola in vita mia. Assolutamente. Poi quella lì è super mega zuccherata, ricordo, è più buona la Sprite, per la mia esperienza. Le cose più buone alla Sprite. E ricordiamo anche che poi nelle prossime puntate di Music & More ci aggiorneremo con i ragazzi, quindi ci faranno sapere a che punto sono arrivati e come prosegue il loro se sono arrivati, sempre ottimisti. Se qualcuno è stato io perso, penso positivo. Bravo. Pensa positivo. Salutiamo un po' di amici prima di ascoltarci il disco, il primo vero e proprio disco dopo quello d'apertura, diciamo, della nostra puntata del giovedì. Allora, abbiamo scritto noi, Raffaele poi vince la palma del primo collegato perché poi è dopo il Vince. Ciao ragazzi, siete il meglio. Anita, un saluto ai ragazzi di Music & More e un in bocca al lupo ai ragazzi di Varese 4x4. E poi il nostro amico Gela che scrive: buonasera splendidi, anche il cagotto, ovvio, per il cagotto, ovvio. Penso che poi lì si può usare il limone, ragazzi, quando però lo togli il cagotto riparte, continua. Dai, e direi che visto che abbiamo detto che bisogna pensare positivo, zio, cosa facciamo partire? Ma che preparazione, pensate che è tutto dal vivo, eh? Non l'avevamo preparato, ci è venuto naturale. Perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri, che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. C'è una realtà sconosciuta che chiede soltanto un modo per venire fuori a vedere le stelle, vivere l'esperienza sulla mia pelle. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va.
Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare quest'ora che va, oh! Quest'ora che viene che va, oh! Quest'ora che va, oh! Quest'ora che viene che va, oh! Fantasia. Metti un tigre nel motore. E rientriamo ragazzi dopo Penso Positivo, Lorenzo, Giovanotti, Cherubini, live a Music & More in questa puntata del 27 ottobre 2022, puntata più o meno 500, 400, non mi ricordo che numero di puntata è, comunque siamo lì, abbiamo già superato l'anno di dirette consecutive, quindi più di 365 puntate, siamo lì secondo me sulle 400 direi, quindi giovedì prossimo è arrivato poco tempo fa. Non ho fatto una ventina forse. Giovedì prossimo vi aggiorniamo sul numero, ma quelle più importanti, più quelle che Bigi, sì, importanti. O vai a Gnocco, vai allo stadio, vai ai concerti, cioè, poi lui arriva al periodo di maggio, il maggio giugno non lo vedi più perché c'ha tutti i concerti. Ma come parli? Prenoti più roba a te, cazzo, di uno studio di prenotazioni. Vabbè, no? Oscar, vieni con me al prossimo. Dove? Vero. Al concerto. Va bene, scegli, vengo. Scegli te dove. Scelgo io l'artista. Vai. Minchia, ti porto a vedere Chemical Brothers. Allora, rientriamo. Il nostro amico Gela ci scrive: sapete qualcosa del centro commerciale di Assago? Sì, c'è una brutta notizia, ovviamente, che è balzata, diciamo, in prima pagina su tutti i quotidiani online, ma anche nei telegiornali, quelli che non erano ancora terminati prima, perché c'è stato un accoltellamento nel centro commerciale, quello di fronte al forum di Assago, e quindi si sa al momento che delle 5 persone che sono state ferite da questo pazzo, una persona è già deceduta, il nostro Vince, diciamo, che è l'inviato per tutto quello che riguarda le notizie in diretta qua durante la Tigre, ci aggiorna su questa bruttissima pagina, è ormai incomprensibile. Prima, quando l'ho sentito così al volo, prima di venire qua per la diretta, ho riflettuto sul fatto che noi eravamo ieri sera in mezzo a 80.000 persone, sì, infatti, e questi sono stati accoltellati in un centro commerciale, quindi tu pensa. È pazzesca questa situazione, però mettiamola da parte, quindi ovviamente potrete tenervi aggiornati sui telegiornali, sui quotidiani online, e torniamo a parlare con Jack, che è qui il nostro ospite questa sera, di Varese 4x4. Ha fatto un salto stasera perché ci ha portato prima di tutto una bandierina bellissima che poi appenderemo qui nella nostra sede, perché ricordiamo che tutti gli amici che passano di qua, la maggior parte ci portano qualcosa come dono, quindi ci aveva portato le magliette l'altra volta, la birra anche, che sono, cioè, gli alcolici sono la cosa più gradita. Esatto. Lo sanno oramai tutti, però cioè, guarda, qualche gadget lo lasciamo qua, lo appendiamo qua nella nostra sede. Quella è quella che attaccate direttamente alle macchine, Jack? Sì, quella è quella che abbiamo su tutte le macchine, sulle antenne più lunghe mettiamo la bandierina, così ecco, questa cosa qua mi intrippa a me, cioè mi gasa. C'è ancora quell'usanza, diciamo, di portare l'antenna lunga nella macchina con la bandierina attaccata? Sì, sì, innanzitutto. Ma perché per c'è questa? Perché allora l'antenna lunga è quella che ti dà la possibilità di avere il più segnale ampio possibile. Ok. E poi soprattutto per visibilità.
perché parlavamo l'altra volta che siamo venuti qua, che nel deserto è importantissimo vedersi, perché scavallata la duna così, non vedi vero, più. Vero. Quindi poi hai un riferimento che è il punto più alto della macchina, che è questa bandierina che sventola in alto, così almeno... Quindi tutti con le bandierine almeno sai, esatto, quando esatto. scollini, diciamo. Finché vedrai sventolare la bandierina. Allora salutiamo Matteo che si è collegato live direttamente dal link che gli ho girato su WhatsApp, quindi grande Teo, lui è un amico che ho conosciuto poco tempo fa al concerto degli Swedish House Mafia, quindi un abbraccio all'amico Matteo, quindi tutti i nostri collegati, ricordiamo che alcuni scrivono dalla chat di Spreaker, altri utilizzano il nostro numero di telefono. Ecco, un piccolo aggiornamento ragazzi, questa sera abbiamo un problema con WhatsApp, l'altro giorno c'era un WhatsApp down, invece noi siamo talmente poveri che il nostro telefono è diventato troppo vecchio per WhatsApp, quindi non è che chi è? È Ronnie. Ciao, sono Amazon, ho un telefono nuovo da farvi attaccare all'impianto, ragazzi. Un telefono nuovo, pensavo che era Ronnie che era venuto a fare il momento culturale. Sarei dovuto arrivare col furgone con reggaeton, ma si è scaricato il furgone qua. Niente, quindi stasera abbiamo WhatsApp noi solo di Music & More in down, quindi non scriveteci lì, ma magari fate così, mandateci un SMS al 348 6709 857, per chi ce li ha nella promozione. Se non volete spendere niente, usate Telegram, che è il mezzo diciamo più innovativo al pari di WhatsApp, e non sono come quelle merde del loghettino verde, ma ci danno la possibilità, nonostante il nostro telefono vada col criceto sulla ruota, continua a funzionare, di usare l'applicazione. Quindi scriveteci lì sempre allo stesso numero 348 6709 857. Jack, allora c'è ancora qualcosa da dire riguardo la vostra partenza? Ti viene in mente qualcos'altro? Vuoi salutare i ragazzi? Vuoi farti da solo un in bocca al lupo? Te lo facciamo noi o... Ma dato che è un Defender, speriamo che parta sabato mattina prima di andare. Quindi ecco, già quello sarebbe una buona cosa. Quindi tutti giù a prendere la nave e poi si parte. Esatto, giusto? esatto. Grande, noi di Music & More ovviamente non possiamo fare nient'altro che farvi un grande in bocca al lupo. E poi niente, dire a tutti i nostri ascoltatori, così come abbiamo fatto, che regolarmente nelle nostre puntate, sia nella puntata del lunedì del Monday Fever che in quella del giovedì, ovviamente giovedì prossimo, ci collegheremo con voi per vedere se tutto prosegue alla stragrande. Esatto, faremo questo esperimento con il satellite e vediamo se il satellite regge, e noi nel frattempo ci doteremo di un telefono che più fa funzionare WhatsApp, di uno StarTAC. Grazie Jack per essere passato di qua di nuovo, e salutiamo il nostro super amico di... chi è? Senti, sono è Corriere Amazon. No, ragioniere di team. Un cazzo che vi faccio funzionare satellite, magari. Ma perché magari parla come il Corriere? Ma uguale. Zio, ma te la fa culo, Allegretti, non ti consiglio più niente. Come imitatore devo dire che ne sai, ce n'è. Fammelo peruviano, Sì, perché se vuoi ti porto qua. Dai, andiamo avanti, va, che ci sono un po' di notizie da leggere, un po' di news, un po' di buona musica soprattutto da farvi ascoltare in questa serata, perché c'è un'ampia rubrica sportiva di cui vogliamo, esatto, insomma, rendervi partecipi. Il nostro Vince ha studiato e soprattutto ieri, speriamo, ha fatto un giro nei campi di Champions tutto, League, di tutto il mondo. Diciamo, e ci sono dei risultati da leggervi, ma anche delle partite in diretta che si stanno giocando, perché visto che siamo abituati prima ad aggiornarvi in tempo reale su quello che sta succedendo, insomma, si sta giocando la partita di Europa League della Roma. Posso dire che la Roma fa 0-0. Ok. Ha preso la traversa Cristante. Che è possibile, Vince, quando ci aggiorni te sulle partite fanno tutte 0-0. Perché è facile da ricordare. È facile da ricordarmi. E invece i risultati di serata delle altre partite di Europa League. La Lazio ha vinto 2-1. Vediamo se studiassi, fatto i compiti. È già finita. Poi sì, la Fiorentina in conference ha vinto anche lei. Ok, ve lo posso assicurare, non sta leggendo niente. Tutto a memoria, fa paura. Adesso faccio una storia di Instagram. Hai chiamato il nostro amico Nicolò Ramella per gli aggiornamenti dal commento di Sky Sport. In realtà in cuffia ho Nicolò che mi dice i risultati, tra l'altro. Vai con altri risultati, che almeno facciamo fare brutte figure, mi fai fare. Io allora, quei tre sapevo, e quei tre ti ho detto. Ve li leggo io, dai, nel frattempo Vince inquadra Vince come se lo stessi doppiando in diretta. Vai, tu muovi la bocca, Vince.
Allora, Zurigo Bodo Glimt è finita con il risultato 2-1, poi Ludogorets Betis 0-1, poi Malmo Royal Union St. Gillows 0-2. Quella non riuscivo a dire. AEK Larnaca Dinamo Kiev 3 pari, poi si sta giocando invece in diretta oltre la Roma Ferencvaros Monaco 0-0, Sturm Graz Fenerbahce Rennes 0-0, poi Manchester United Sheriff 0-0, Friburgo Olympiakos 0-1, quindi sta vincendo in trasferta l'Olympiakos, poi Stella Rossa Trabzonspor 0-0, poi Nant Karabag, che era una vecchia conoscenza, ma anche lo Sheriff, ti ricordi? Nant Karabag sono marocchini, non 1-0 so. 1-0 per il Nant e Omonia, che non ho mai sentito, non so. Ha neanche il logo di Google, quindi pensate quanti la conoscono in quattro, quelli che giocano dentro più quattro parenti. Comunque Omonia contro Real Sociedad 0-0 in diretta al minuto 34 delle partite. Chi è? Sei un giocatore dell'Omonia? Vai zio. Sono il presidente dell'Omonia. Sono il presidente dell'Omonia, buonasera. Ma usate criticare la mia squadra? No, non riuscivo a imitare, sono troppo lì. Stasera siamo più pirla del solito, però devo dire che stiamo alzando l'asticella e dobbiamo ancora pensare come chiamare Ronnie, fai te. Quasi quasi saltiamo il momento cultura. No. Adesso con i nostri potenti mezzi collegheremo un altro telefono al mixer e chiameremo lo stesso il nostro amico. Ma ti ricordi quando siamo andati a vedere lo Sheriff con l'Inter, visto che lo Sheriff sta giocando? Sì, lo Sheriff. E tu ti sei messo a cantare e volevano restarmi, Bob Marley. Bob Marley. L'hai capito? Sì. Sheriff. Siamo arrivati che ti sei messo a cantare Bob Marley. Sheriff. Mica pezzone quello lì, assurdo. Comunque sta pareggiando lo Sheriff, quindi esatto, squadra è ostica, è ostica. Di tutto rispetto, ricordiamo che l'anno scorso batté anche il Real Madrid con un gol clamoroso, 0-0 contro il Manchester United, quindi contro una grande, buon risultato. Fino a questo momento vi terremo aggiornati su quello che succederà sull'Europa League. Io direi disco, Zione, e poi facciamo anche un riassunto di Champions prima di provare a collegarci con Ronnie. E cosa arriva? Ah boh, Gabriele si chiama. Chi è Gabriele? Uno si chiama il nostro amico Gabriele, qua Gabriele. Ci ha passato il disco Gabriele. Can it time with a strong heartbeat? The way she put that thing on me, that whole ain't gonna make me lose control. My girl said she gon' break my heart and then take my soul. Shoulder, shoulder, be a beauty queen.
ragazzi, a voi il microfono. Qua, mettete i dischi qua, corti. Adesso ci rimettete voi. Andate, andate, Vis. Vai te, commenta cosa, qualcosa. Cosa dico? Cosa commenta qualcosa voi dello sport. Dello sport. E intanto allora, devo postare ancora il link, ieri... ragazzi. Non potete mettermi i dischi da un minuto e trenta. No, cazzo. So, no, tre minuti e mezzo. Sua, che ti... Allora la... adesso si entra nella polemica. Adesso che mi serviva un Thunderstruck da 8 minuti che devo pubblicare. O tipo uno dei Pink Floyd. Sai quelle robe dei Pink Floyd? Fai una roba sulla Champions. Una roba sulla Champions. No, prima facciamo la polemica. Polemica. La polemica è che stavo vedendo le gnocche su Instagram. Poi io e lui, tutte e due. No. E te non ti vedo, sei dall'altra parte del monitor, non lo so. Però il colonnello vedeva le gnocche su Instagram. No, sì, non è vero. E ti ho visto. E poi a 30 secondi dalla fine di un disco di 3 minuti e mezzo ha detto: mettete i dischi corti voi. Yeah. Sono un disco corto. Sono che era ancora il presidente dell'Omonia. Ma perché? Oh, ma perché ha suonato se la porta è aperta? E sta anche stranamente mi sta anche entrando un bel freschino sulla schiena che quasi quasi vai, apprezzo. Vai, suona, suona che adesso ha chiuso, suona. No. Allora, cosa dai. Devo dire? Allora, Champions, vogliamo vai, parlare di Champions. Il riassunto Champions, datemi due minuti che continuo a postare. Riassunto Champions è che l'Inter ha fatto un mezzo miracolo ed è passata in un girone tostissimo. Ok. Oh, oggi sognavo che l'Inter vinceva la Champions. Lo sai. Adesso io penso, però. Guarda, io non, se vedi una mano sola non ti preoccupare. L'altra sui balot. Poi come sorpresa di giornata è l'Atletico Madrid fuori dalla Champions League. Bella Madonna, veramente. In maniera rocambolesca. Rocambolesca, ha sbagliato un rigore al 99esimo, una cosa del genere. Voi sì. Pensate che io non vedo mai la televisione, zero, praticamente quasi mai. Ascolto perché vai a funghi. Esatto, perché il mio tempo lo passo nel bosco col cane in mezzo alla legna e poi il mio hobby preferito che è la panificazione. Perché prima stavamo parlando sul fatto che Oscar ha un grandissimo hobby, che è fare il pane. Oltre a lavorare con i suoi tre profili Instagram, ricordiamo che ha anche un hobby che è fare il pane. Fare il pane e portarlo a mio papà, perché senza Oscar lui non mangia pane. Ha detto, il martedì è il più grande sponsor che ho, è il mitico Ago. E poi ogni volta che si va dall'Agostino c'è un'attività nuova, quindi una volta, esatto. Una volta si fa il vino è come un laboratorio. Per quello che io ci vado d'accordo, perché imparo tante cose nuove ogni volta che vado da Agostino. Sì. Allora, ho finito di repostare le storie, mi manca cosa solo l'aggiornamento dei link, però no. Vabbè, allora, poi vogliamo andare avanti con la Juve. Cosa è successo. La Juve è in Europa League, si spera, se batte il Paris Saint Germain, una cosa del genere. Sì. Però ha perso anche col Benfica, quindi è fuori matematicamente dalla Champions. Yes. E poi che cosa possiamo dire ancora di bello? No, allora stavi nuovo, raccontando, aggiungo io una cosa. Allora, dell'Atletico Madrid, mica partita non rocambolesca di più. Rigore, come hai detto te, quindi partita che era terminata 2-2, poi ha fermato tutto perché c'è stato un calcio d'angolo per l'Atletico al 95esimo, è andato a controllare, fallo di mano, quindi rigore, calcio di rigore sbagliato, e con quel rigore l'Atletico passava al turno, calcio al rigore, parata del portiere, arriva il giocatore dell'Atletico, colpo di testa, traversa. Arriva un altro giocatore dell'Atletico, tira, ribattuta, palla. Come si dice, Atletico che non doveva passare. Non doveva entrare quella palla, non idea. C'è niente da fare. Poi un'altra cosa che ha generato parecchie polemiche in questo turno di Champions è stato la fine della partita del Tottenham. Conte espulso. Esatto, perché proprio si è lamentato tantissimo sull'utilizzo del VAR. Un gol annullato. Anche quello sono andato a vederlo, quindi super intervento del VAR finale che ha visto proprio un centimetro. Praticamente Harry Kane non si era tagliato l'unghia del medio. Il mignolino. Perché con quella lì gli serviva per grattarsi l'orecchio quando c'è troppo cerume, quando c'è dentro un'escrescenza di pelle. E quindi è stato beccato in fuorigioco, gol annullato al Tottenham e risultato bloccato sull'1-1 e è rimasto il girone probabilmente più combattuto, più aperto, perché tutte e quattro le squadre possono ancora passare, giusto? Però questo. Posso dire una cosa? Sì, la cosa più bella della serata di ieri è vedere una partita in compagnia tua, come facciamo di solito, che bello, è stata una figata. Va che devo fare un po' di complimenti, se no mi fa più venire, poi non faccio più l'inviato. Non faccio più venire, lui non mi fa più venire più allo stadio. No, devo dire, ieri ci siamo divertiti. Ieri è stato tutto perfetto. Poi vabbè, la cosa più divertente è la bici del panino. Salutiamo gli amici della bici del panino, grandi ascoltatori anche di Music & More. Ciao Alfred, ciao ragazzi, quindi fuori da San Siro.
c'è sempre un paninaro che ascolta la nostra web radio. Ciao ragazzi, grazie mille anche a voi, ci siamo divertiti e poi è stata la, quella classica serata perfetta, il risultato è andata bene, ci siamo divertiti, grazie risate, buono il panino di Alfredo e dei ragazzi. Sì, non ci ho messo neanche tanto a prendere la maglietta di Lautaro. Poi non faceva neanche tanto caldo là dentro. Tipo 50 minuti di coda, quando pensavo fosse finita invece no, dovevo personalizzarla. E quando quindi... pensi che sia finita è proprio allora che comincia la salita. Esatto. Beh, che bomba. Allora, salutiamo un po' di ascoltatori che si sono appena collegati. La Filo che ci scrive, ehi, con una bella manina che shakera e ci saluta. E poi Ste Boldrini che scrive, ciao a tutti, in ritardo, ma sono arrivato. Quindi noi apprezziamo anche quelli che si collegano all'ultimo minuto. Non lasciamo fuori nessuno dal nostro live e dalla nostra diretta. Allora, ci stiamo avvicinando piano piano al momento dove ci sarà Ronnie ospite. Vediamo, proviamo così, senza aver provato prima, perché c'è la nostra amica Roby. Se non mettiamo il vocale, si offende. Ci ha mandato anche delle foto che riguardano Jack, che è ancora qua con noi, di una t-shirt della Varese 4x4 del 2018, particolarissima perché erano state fatte per un evento che tra l'altro riguarda Morazzone, il birrazzone, disegnate da te. Ci ha mandato delle foto che ce l'ha ancora, quindi gli eventi di Varese 4x4, anche quelli fatti qua in zona, devo dire che rimangono nel cuore delle persone. Grandissima, grandissima. C'è un davanti con erano state fatte per un qualcosa di beneficenza, Varese for Children, 9, 10, 11 novembre 2018. Sì, era quando raccoglievamo i fondi per la neonatologia infantile dell'ospedale di Varese, il famoso periodo pre-Covid. Sì, Varese 4x4, c'è scritto Beer and Mood Fest, ti incontro, quindi associazione genitori per la neonatologia Varese, grande, quindi super disegno e super t-shirt del Jack e di tutti i ragazzi della Varese 4x4 che supporteremo nel loro viaggio in Tunisia. Proviamo così live a vedere se va il vocale, speriamo, io incrocio le dita. Aspetta che alzo anche il volume. Niente, sto cavo qua non vuole capire, non vuole andare proprio. Cavo, niente ragazzi, stasera cavo. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma niente, non funziona il vocale della Roby. Cosa c'è Vince? Aggiornami, vai. 1-0 Roma. 1-0 Roma, quindi vantaggio della Roma con Tammy Abraham, aggiornamento sull'Europa League qua in diretta. Niente, no, il cavetto qua ha sempre funzionato, ora non va più, quindi studiamo un altro metodo per mettersi in collegamento con il nostro amico Ronnie tra poco col Momento Cultura. Zio, ce l'hai pronto un altro dischello? Sì, intanto proviamo col mio telefono. Vai, se vai, intanto proviamo un po' di cose per chiudere alla grande come siamo abituati a fare. Che un bello. Po' di musica ancora qui a Music Morning. Batti le mani, clap 22. Clap, che hit questa. Le mani, clap clap, se vedi in giro ragazze pinappa, attenzione alle sole, le vedi sole, ma sono sore, cadi in padella come un cocodè, ehi accidella ma ce l'hai solo te, cosa ti mangi? Yogurt col pane, con lo yogurt scaduto da 2 settimane, giri per strada con fare da diva e l'atteggiamento da oca giuliva, per te un complimento è una cosa offensiva, c'è sempre una così nella tua comitiva, le fa un sorriso, lei storge la bocca, con lo sguardo dice guai a chi me tocca, e sta tranquilla, rilassate cicca, che a sta così tesa fa una doppia fatica. Sta ragazza qui è un po' acidella, la cifra acidella. Continua così che resti sitella. Sitella, stai tutta in tiro però te la tiri, tratti le persone con modo ostile, sei acida come candeggina ace, ti scaldi come carne alla brace, mi fai sbroccare, pensi di spaccare, ma sei un formaggio andata male, un uovo marcio da evitare, una salmonella da scongiurare, la bella in sella della motorella, sulla targa leggi ragazza acidella, sempre imbrocciata più acida del limone mischiata con la menta e l'orzata, afata, sempre arrabbiata, te la tiri più de una carza rete impiata, elastico fai de secondo nome, caso clinico per te non c'è soluzione. Ci
tipo azzurro. Però non ti meriti manco un guzzurro. Sembri la principessa Zaffiro. E quello che ti meriti è un bel tapiro. Meno male che non sono tutte come te, se no sarei fritto come un bignè. Vorrei sapere ma chi te manda. Forse papi da Sarabanda. Meglio non fargli una domanda, perché è chiusa come una serranda. Mi dai lo sconforto, guardi sempre storto. Ma stanotte hai dormito col culo scoperto. Tira di qua e tira di là. Acidella ce nasci, non c'è niente da fa. Lo sguardo da pazza, i capelli incrisati. Giurerei anche gli ormoni congelati. A secca sei più fredda dei niglu. E da scorti a palla persino e brozza più. Acido, acida ti sta a pennello. Ma per me fa la fine del mio ritornello. E torniamo on air dopo lo splendido disco dal passato, ragazzi. Vi abbiamo fatto fare un tuffo nei mitici inizio anni 2000. Come ero giovane, ero giovane. Che ormai sono tipo 20 anni fa, a dire inizio 2000 a me non sembra ancora vero. Erano i Flaminio Mafia con Ragazze Acidelle, acidellissime veramente. Eccolo qua Marco invece che ci scrive sulla chat di Spreaker, scrivendo un saluto al gruppo Varese 4x4 che parte per la Tunisia. Marco Bolis è un nostro ascoltatore, allora va benissimo. Ecco, non c'ha la foto profilo, quindi non riusciamo a identificarlo. Comunque Marco, grazie per il messaggio e continuate a scriverci. Utilizzate la chat di Spreaker questa sera, perché abbiamo provato a collegare anche un altro telefono, ma non ce la facciamo proprio, quindi non, no. Niente, non riusciamo a far andare il telefono. Compreremo al volo prima di lunedì, perché poi dobbiamo collegarci con loro che sono in Tunisia, un nuovo smartphone più aggiornato, perché WhatsApp, quel telefonaccio e quel programmaccio inutile, non ci dà la possibilità di collegare con il nostro Ronny. Ora magari facciamo, se Ronny metti che Ronny ha Telegram, però con quello riusciamo, diciamolo così. Magari lui è ancora in diretta, quindi fratello scarica Telegram al volo, che magari riesco a chiamarti da lì. Io te la butto lì e vediamo se riusciamo a farlo lo stesso. Sarebbe un super risultato, perché stasera abbiamo avuto questo problema con il telefono. Infatti anche Marco ci aveva scritto anche qui su Telegram, appunto, un saluto a tutti gli alpini che sono stati a Lecco lo scorso weekend, una donata regionale di Lombardia ed Emilia Romagna. Ciao da Marco, quindi grande Bolis Marco, un abbraccio anche a te. Allora, cosa dobbiamo dire? Cosa mettiamo, zio? Proviamo a mettere un'altra canzone al volo, tutto on air, tutto rigorosamente live stasera, e facciamo scaricare a Ronny Telegram e lo chiamiamo lo stesso? Già pronta. Vai, già pronta. Allora, butta su un'altra canzone che sento al volo Ronny e proviamo a fare lo stesso collegamento, perché mi scoccia non sentire la poesia stasera. Ormai è una stasera questione di principio. Aveva preparato il momento poesia e non il momento cultura, e quindi volevo fargli leggere comunque la poesia. Quindi zio, schiaccia play, che abbiamo giusto il tempo di provare a chiamarlo con Telegram. In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line, never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way, but someone better want me like that someday. Shoulder to shoulder.
together, I had my hesitation. But I just can't hate them. You're breaking all the rules down Electric Avenue. Oh, I've never seen too many moves. Hand in hand, cold hearted lay. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way. But someone better want me like that someday. E dovremmo aver risolto, ragazzi, quanto siamo operativi nel brillantemente, risolvere brillantemente i problemi. Fratello Ronny, ci sei? Come no, sempre presenti anche oggi. Grande. Si sente meglio anche del WhatsApp. Si sente meglio del WhatsApp. Del WhatsApp. Neanche mio papà dice. Sono contentissimo di averti live, fratello. Non stesso ce l'abbiamo fatta. Benissimo, Telegram ho visto che ci aiuta anche in questo. Meno male che ce l'avevi già, perché sennò a dirti di scaricarlo con la tua velocità, fratello, ci saremmo collegati nel 2026. Invece, ragazzi, io vi ho fregato subito. Ci hai stupito, un sì, po' che c'è. Alla grande. Allora, a te il microfono, Ronny, perché abbiamo perso un paio di minuti, quindi dici cosa volevi leggerci stasera. So che ci siamo sentiti prima, sì, non è il momento cultura, però vai, a te. Sì, è il momento, allora, si ritorna un po' ai primi amori, no? Se vi ricordate le prime puntate, le prime serie di Music & More, ci si basava un po' sulla poesia. Allora ho detto, perché non rispolverare questa bella abitudine, no? Certo. In fin dei conti il primo amore non si scorda mai, no? Fanno giri immensi e poi ritornano gli amori. La frase più tipica di Rocco Siffredi. Io potrei anche lasciarla qui, devo dire che no, adesso a parte la battuta, grande Vince, devo dire che sono contento per la vostra squadretta, insomma, che ha fatto una buona figura. Grazie. Quindi sono contento. Anche se rimango sempre della mia idea, perché sennò mi tacciano di essere di parte. Allora, no, stasera appunto volevo ritornare a leggere una delle mie poesie. Ed è questa poesia dedicata ad una persona a cui voglio molto bene, sì, che è il mio fratello in armi proprio da tutti i punti di vista, Michele De Santis. Grande Michi, che è un altro ascoltatore, sì, della radio, sì. Bravissimo, che è un altro ascoltatore della radio, ed è anche perché la sua mamma il 26 ha compiuto ben 95 anni ed è ancora lì che si mette via tutti. Grande Antonietta, quindi grande. Da tutta la radio, Michi, per la tua mamma che insomma è sempre in pista. Quindi volevo appunto dedicare questa poesia a lui e poi fare un saluto alla fine, ma prima di tutti direi di leggere la poesia. Ok, allora adesso ti mettiamo la base a tema, Ronny, lo zio la sta preparando, e conta fino a 10 e poi parti. Tranquillo. Fammi una pernacchia, un 5, sì, 4, 3, ok, un countdown, 2, bellissimo, 1, vai. La poesia si intitola Il nostro percorso. Il nostro percorso. Ai piedi del monte, verso la cima,
guardo al cielo implorando aiuto. Nulla, né distanza, età e condizione può separare due anime affini, poiché il loro vissuto le unisce. Infatti, se l'uno sussurra, l'altro di delicato gemito risponde: concedici, Signore, nella tua gloria, di terminare insieme il nostro percorso, finalmente ritti in piedi. Grazie. Vai Ronnie! Grande Ronnie, numero uno, numero uno. È venuta bene, numero bene uno, Ronnie. Questa. La parte dei ritti in piedi alla fine mi ha gasato. Super Dritz! Dritz in pe. E allora, visto che si parlava appunto di persone ritte in piedi, volevo anche salutare due persone che ho incontrato questa settimana, perché dovete sapere che tra poco arriverà il mezzo nuovo, chi ce lo prepara? La ortopedia Caporali, quindi grande, un grosso Umberto, saluto all'ortopedia Caporali, Umberto che proprio mi ha seguito, ma anche Nicola che anche ormai è diventato nostro partner ufficiale nell'ascolto delle trasmissioni. E quindi un saluto grande a loro e per la loro competenza, che è veramente ormai da decenni. Infatti faccio anche un minimo di spot, perché appunto li troverete a Cavari, a Luino e anche ad Averio, quindi tre punti vendita enormi in tutta la provincia. Potete trovarli lì per tutte le vostre esigenze di carrozzati e attrezzature varie. Certo, vabbè che ti ha regalato i braccioli di tutto questo perché gliel'hanno regalato, perché sennò che ti ha messo il motore dell'ottantino in omaggio, però sta pubblicità adesso che sono bravissimi, veramente sono bravi, sono proprio bravi, e poi supportano anche loro il nostro progetto, così come noi supportiamo la realtà loro, che è i free rider, dei nostri amici free rider, e quindi è una cosa che faccio molto molto volentieri, con molto affetto. Tra l'altro, domenica, quindi facciamo anche un piccolo inserimento, sono andato a trovarli i ragazzi perché era l'ultima domenica della festa della zucca a Gavirate. Ho anche messo delle storie su Instagram, eccetera. Hanno fatto il lancio della zucca con i bersagli in mezzo al lago, quindi chi c'entrava al bersaglio vinceva un buono da spendere all'interno della festa. È passata tantissima gente, nonostante il tempo non era dei migliori. Nel frattempo Nick sta già scrivendo: grazie Ronnie, e ti manda il pollice in alto, e quindi ti ringrazia già live. Stavo raccontando grande, dei ragazzi domenica bravo. Alla festa, tempo avverso, ma loro con la loro grinta, con la fiera del vinile e con tutto quello che hanno insomma implementato all'interno di questa festa, sono riusciti a portare a casa un risultato epico, perché domenica con la pioggia e con il tempo contro sono passate quasi 500 persone e la scorsa domenica, dove c'era anche la nostra festa in paese, loro hanno fatto 1050 pasti, quindi pensate quanta gente è passata da Gavirate, festa della zucca, quindi devo dire che hanno davvero dato grande entusiasmo e mi hanno ribadito la loro, come dire, vicinanza al nostro progetto, come peraltro noi a loro, quindi forza insieme, insieme si fanno le cose sempre meglio. Io sogno una festa con Free Rider, Music & More e Varese 4x4 e vedrete che questa cosa riusciamo a metterla tanta. Gnagna. Potrebbe essere sì, anche quella ci vuole. Ciao fratello Ronnie, andiamo che abbiamo tempo per mettere l'ultimo disco. Grazie per la poesia. Perfetto. Ciao Ronnie. Ciao brother. Grazie mille. Ci sentiamo giovedì prossimo con un altro momento cultura oppure poesia del nostro fratello Ronnie. Chi è che continua a suonare? Sono presidente di quella prima. Se c'è una festa con la gnocca vengo subito. Com'è stata la puntata, presidente? Da paura. Ha cambiato accento. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine, ahimè, anche di questa super tigre in salotto di questo giovedì 27 ottobre 2022. Grazie ancora a Jack che ha partecipato per Varese 4x4. Grazie a voi. E di nuovo un grande in bocca al lupo per il loro viaggio, che seguiremo. Grazie a Vince e grazie a Oscar, i miei compagni di viaggio nel progetto. E ci risentiamo ragazzi lunedì live con il Monday Fever e i ragazzi dalle 21 alle 22. Ultimo disco. Credere nell'amore.
Arriva Nam & Co, Linkin Park, Jay-Z. Ciao a tutti, buon weekend. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than hoe? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find opening him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations of these generations. Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. For one last time, I need y'all to roll. What I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From R.C. to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you, probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops, I'll take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. For record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream to your lungs. So come on. Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio.